Benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento proposto nell'ambito del progetto Dialogo. Come già sa chi ci ha seguito negli incontri precedenti, che potete rivedere su questo canale YouTube, si tratta di un progetto nato con l'obiettivo di sostenere attraverso attività di vario genere le comunità di riferimento del progetto, che in questa prima fase sono le comunità della Val di Non, della Val di Sole e delle Valli Giudicarie. In pratica, l'idea è affrontare temi chiave della nostra quotidianità, dalla cura dei figli alla gestione del budget familiare, arrivando fino a quella che potremmo chiamare economia domestica, mi viene da dire, utilizzando un termine un po' vintage forse, che però riunisce tutti quei saperi e quelle abilità che ci consentono di gestire la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra vita, in modo attento alla salute nostra e dei nostri familiari, del nostro conto corrente. E oggi più che mai anche dell'ambiente. A promuovere il progetto la cooperativa Progetto 92, che insieme alle altre realtà partner come la cooperative, le cooperative La Coccinella e Incontra, le comunità della Val di Non, della Val di Sole e delle Giudicarie e la Federazione Trentina della Cooperazione, hanno scelto di dedicare una particolare attenzione ad attività che potessero essere di supporto a quanti svolgono funzioni educative, partendo naturalmente dalle famiglie, dai genitori, per arrivare a insegnanti, educatori ed educatrici. Come già fatto in passato, il tema che abbiamo scelto di affrontare oggi coinvolge le famiglie e in particolare bambini e ragazzi, che ormai da più di un anno sono costretti a fare i conti con una situazione difficile da gestire, ma difficile da gestire a ogni età, direi. Quindi in modo particolare a un'età, a quella che viene definita l'età dello sviluppo. Come nel nostro stile, però, abbiamo scelto di occuparci di questo tema cercando un punto di vista diverso. Nella maggior parte dei casi, infatti, le difficoltà legate alla pandemia sono raccontate dal punto di vista degli adulti. Ad esempio, anche le limitazioni al movimento di bambini e ragazzi vengono analizzate più in termini di conciliazione delle esigenze familiari e lavorative dei genitori che non dal punto di vista delle reali difficoltà che affrontano i più giovani. Difficilmente sentiamo la loro voce nei telegiornali o leggiamo le loro interviste nei quotidiani. Oggi invece cercheremo di capire qual è la situazione che stanno appunto vivendo bambini e ragazzi e cercheremo di individuare delle strategie, dei consigli pratici che noi adulti possiamo mettere in pratica per affrontare, o magari lo speriamo, per prevenire alcune delle situazioni più problematiche. Per farlo abbiamo invitato due esperte. Prima di presentarle, però, vi ricordo che potete partecipare inviandoci le vostre domande via WhatsApp. Vi condivido come sempre il numero a cui potete inviare le vostre considerazioni o le vostre domande, i vostri interventi, che è 346 37 62 759. Potete segnarvelo e appunto scriverci via WhatsApp al termine, nell'ultima parte di questo incontro. Leggeremo le vostre domande e chiederemo alle nostre ospiti di rispondere. Ospiti, appunto, come vi dicevo, con noi oggi c'è la dottoressa Roberta Bommassar, psicologa, psicoterapeuta, lavora privatamente con minori e adulti, è presidente dell'Ordine degli Psicologi di Trento e referente del gruppo di lavoro infanzia e adolescenza dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. Buonasera. Buonasera, dottoressa Bommassar, abbiamo avuto il piacere di conoscerla in occasione dell'incontro con la dottoressa Annalisa Pasini dal titolo Ma come stiamo, genitori e figli in tempo di Covid? E appuntamento che potete rivedere negli appuntamenti registrati sempre su questo canale YouTube. L'altra ospite che è con noi oggi è Daniela Malvestiti, assistente sociale ed educatrice con esperienza pluriennale nel lavoro con famiglie e minori. Nella sua esperienza professionale ha coordinato servizi tutela minori e affidi e si è occupata della programmazione di servizi. Collabora con l'Università Cattolica del Sacro Cuore all'interno del corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale e da gennaio è responsabile dell'area sociale del Centro Studi Erickson. Buonasera a tutti, grazie Sara. Buonasera, partirei proprio dalla dottoressa Malvestiti.
Per il suo lavoro lei ha un accesso a un osservatorio che definirei privilegiato, sulle condizioni che definiscono la vita delle famiglie oggi. Può aiutarci a mettere meglio a fuoco di cosa stiamo parlando? Qual è la situazione che le famiglie, e in particolare i bambini e i ragazzi, stanno affrontando? Sì, grazie. Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Sono insomma molto felice di essere qui perché, come giustamente diceva Sara, insomma, la mia esperienza professionale è centrata sul lavoro appunto con i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, nel senso che appunto vengo da un'esperienza professionale nell'ambito dei servizi appunto tutela minori, ma in realtà di accompagnamento insomma ad ampio raggio alle famiglie. Appunto di recente ho iniziato questa esperienza in Ericsson e insomma quindi sono assolutamente felice anche di affacciarmi un po' sul panorama trentino, no? Perché come sentirete anche dal mio, come dire, accento poco presente, diciamo che sono importata, ecco, dal territorio bergamasco che insomma è stato anche profondamente segnato insomma dal tema della pandemia, quindi a maggior ragione è un tema che sento molto, molto vicino a me, molto forte. È un tema molto ampio, molto complesso. Io ho preparato, adesso vedo se riesco a condividere il mio schermo, ho preparato giusto una presentazione come traccia. Ecco, ovviamente la volontà è quella di dare, insomma, di portare qualche stimolo alla riflessione condivisa, nel senso che poi, ovviamente, la parte più preziosa sarà interloquire, insomma, con chi ci sta ascoltando e quindi potenzialmente anche davvero iniziare un po' un dialogo, no? La presentazione quindi è davvero solo, come dire, un po' uno stimolo alla discussione. Rispetto appunto alla situazione della pandemia, innanzitutto pensiamo che in Italia ci sono quasi 10 milioni di bambini e di ragazzi e che, come dire, fin da subito a chi lavora con loro e appunto accompagna famiglie minori all'interno dei loro percorsi di vita è stato chiaro quanto l'emergenza avrebbe colpito anche loro e i loro percorsi di vita, soprattutto quelli ovviamente che diciamo vivono in contesti e in situazioni di fragilità e in condizioni di svantaggio che può essere svantaggio economico, educativo o socio-relazionale. Bambini e adolescenti, come ovviamente, come dire, anche la cronaca racconta, per mesi non hanno più avuto supporto dalla scuola, in presenza, in parte, dei servizi alla prima infanzia, delle reti educative, degli operatori sociosanitari, della comunità. Quindi si sono visti, come dire, travolti da una situazione che è sopraggiunta, che ha davvero cambiato la loro quotidianità. Nella, appunto, prima slide riporto quanto l'emergenza sanitaria e ho insomma, sottolineato quanto sia stata anche un'emergenza e lo sia anche insomma, con delle ricadute sociali, ha di fatto, come dire, estremizzato quelli che sono i punti di forza e le debolezze che già erano presenti diciamo, nel sistema sociosanitario e nella nostra diciamo, società, appunto accentuando in positivo e in negativo caratteristiche strutturali che erano già presenti. Dall'indice regionale sul maltrattamento all'infanzia è emerso un elevato grado di resilienza e di sostanziale tenuta della popolazione rispetto a questo periodo di pandemia, sia appunto sul versante delle famiglie, quindi degli adulti, sia sul versante appunto dei bambini e dei ragazzi. Il prezzo, il costo però, diciamo, di questo dato macro di tenuta è stato però un diciamo, peggioramento ulteriore di quelle che erano le situazioni già, quindi che già riportavano dei tratti di fragilità. Io appunto qui ho riportato insomma, le due frecce perché volevo un po' far vedere questo doppio movimento, no? Chi già aveva dei buoni strumenti e viveva una situazione diciamo, di equilibrio generale ha quindi sicuramente fatto fatica in questo periodo, ma ha anche sviluppato, è riuscito a sviluppare delle nuove competenze che quindi hanno portato degli apprendimenti e, come dire, anche davvero una situazione forse in alcuni casi un po' più solida, un po' più stabile. In egual misura però ci sono state invece situazioni di famiglie, di bambini e di ragazzi che già partivano, diciamo, da una situazione un po' più fragile. In questo caso purtroppo invece si è visto un po', diciamo, un aggravamento della loro situazione e un aumento del divario di quella che era appunto la distanza tra le loro situazioni e quelle di famiglie, diciamo, che vivevano un maggior equilibrio. Questa sera, come diceva Sara in apertura, cercheremo di fare una cosa che non è così scontata, no? Oppure
ovvero raccontare questo periodo dal punto di vista dei bambini. Perché non è così scontato? Perché spesso i bambini o anche i ragazzi sono considerati, e in parte è così, diciamo soggetti fragili da proteggere, no? Parlo io che appunto lavoro, sempre lavorato ai servizi tutela minori, si immagina appunto i bambini e i ragazzi come soggetti giustamente titolari di diritti da proteggere. È un po', diciamo, più raro e ancora un pochino, diciamo, da potenziare, uno sguardo invece che li veda davvero come dei soggetti che possono dire qualcosa, che possono aiutare gli adulti anche ad impostare delle, diciamo, dei buoni percorsi di accompagnamento in loro favore. La situazione pandemica, quindi anche le misure di contenimento del contagio appunto relative e collegate, hanno esposto i bambini e i ragazzi a un maggior livello di rischio sociale. Ho cercato di evidenziare delle dimensioni che a me sembravano, diciamo, importanti, significative, ma ovviamente, come dire, potrebbero essere integrate, ampliate sicuramente, quindi mi scuserete anche se farò, come dire, un po' anche un discorso molto sintetico, perché potenzialmente per ognuna di queste dimensioni bisognerebbe davvero starci su, insomma, una serata, no? Però, ecco, volendo fare sintesi, ho tratteggiato un po' queste quattro dimensioni che mi sembravano, insomma, importanti per soffermarci un po' a riflettere insieme. Diciamo, un primo aspetto sicuramente significativo è il contesto familiare. Questa, diciamo, situazione connessa alla pandemia ha portato nelle famiglie e quindi sui genitori, ma anche ovviamente nei bambini e dei ragazzi, dei nuovi equilibri interne alle famiglie, nel senso che ovviamente i genitori spesso, come dire, erano entrambi in casa perché non era possibile, come dire, uscire, i bambini o i ragazzi più grandi sono stati a casa perché non andavano più a scuola, quindi di fatto famiglie che erano abituate ad una routine di un certo tipo si sono trovati a vederla, come dire, sconvolta, e questo all'interno delle famiglie ha, come dire, necessariamente richiesto una fatica e un cambio di equilibri. E poi magari appunto centriamo un pochino nel merito, soprattutto rispetto a che cosa questo ha significato per le famiglie appunto un pochino più fragili. C'è stata sicuramente la dimensione scolastica, che ha vissuto una grandissima rivoluzione, un grandissimo stravolgimento, tuttora, come dire, in corso. C'è stato anche tutto il tema della didattica a distanza, e quindi per una grande fetta di bambini e di ragazzi c'è stata la possibilità, ma anche, come dire, forse un po' la difficoltà di vivere la dimensione scolastica da casa. Questo è gravato ovviamente sulle spalle anche dei genitori e delle famiglie, anche perché parallelamente, è un po' l'ultimo punto che io tocco, c'è stato anche un po' un rallentamento di quelli che erano invece i servizi che, come dire, permettevano, no, una conciliazione anche, come dire, tra il lavoro e i servizi di cura nelle famiglie, piuttosto che appunto si occupavano anche della gestione dei bambini. Sicuramente, un altro aspetto importante è stato quello della socializzazione. Quindi tutte quelle che sono state le attività extrascolastiche che, insomma, i territori promuovevano hanno avuto insomma, deciso rallentamento laddove non sono totalmente appunto scomparsi. Il tema della relazione, della socializzazione spesso si è giocato sul piano digitale, quindi ovviamente tutto il tema del web è stato, del web, ma anche davvero degli strumenti digitali. È stato, insomma, un tratto caratterizzante quest'ultimo periodo. Spesso, come dire, viene visto anche con un po' di sospetto, come magari vedremo un pochino più avanti, perché ovviamente e innegabilmente ci sono dei rischi connessi all'esposizione dei bambini e dei ragazzi alla dimensione virtuale. Però, come vedremo, a mio parere ci sono anche degli indubbi aspetti di opportunità all'interno di questo, appunto, di questo sviluppo che la pandemia ha portato con sé. Tutto, diciamo, questo muoversi di riferimenti e questo scenario profondamente cambiato ha sicuramente, come dire, posto l'attenzione su quella che era la salute e il benessere dei bambini e dei ragazzi dal punto di vista, diciamo, psicofisico, più psico che fisico, come vedremo e come sicuramente la collega che parlerà dopo di me saprà
dire, spiegarci meglio. Questo è stato un grande tema, soprattutto collegato forse alla fascia degli adolescenti, è stato più, diciamo, visibile, però mi sento di dire, però ecco, anche qui davvero mi rimetto alla competenza della collega, penso che sia stata abbastanza trasversale, perché appunto i bambini e i ragazzi si sono trovati a fronteggiare una situazione che davvero era, come dire, ha messo in crisi anche gli adulti, e quindi loro a maggior ragione dentro in questa cosa, insomma, hanno fatto del loro meglio, ma è inevitabile che abbiano anche pagato un pochino lo scotto di una situazione tanto straordinaria, insomma. Questo in estrema sintesi per aprire, per dare un pochino in là, Sara, non so, poi magari entriamo un pochino nel merito, però non vorrei rubare adesso troppo spazio. Certo, grazie Daniela. E prima proprio di entrare nel merito, prima di vedere queste dimensioni significative che definiscono meglio la situazione e anche i rischi, che cos'è che mette a rischio il benessere psicologico e lo sviluppo armonioso di cui ci ha parlato Daniela, chiedo alla dottoressa Bommassar se appunto vuole aggiungere qualcosa per completare questa fotografia. Ma così qualche pensiero che mi è sorto nel vedere le slide della collega. Allora, la prima in cui ci sono queste due frecce divergenti, come dire, sicuramente un concetto che corrisponde a quello che noi vediamo no, nel nostro lavoro. E qual è? Che nella misura in cui le famiglie, i singoli o i gruppi hanno delle risorse di base sufficientemente sviluppate, le difficoltà rappresentano un'opportunità di evoluzione. Così come vado per libere associazioni, perché io sono poco sistematica e dico le cose che mi vengono in mente al momento, come ad esempio il concetto di crisi. All'interno di una dinamica di coppia, ma anche una dinamica familiare, che è un concetto estremamente interessante perché crisi in greco significa scelta, no? Quando sei a un bivio. E cosa significa essere a un bivio? Che hai la possibilità o di, come dire, peggiorare fino ad arrivare ad una rottura, no? E quindi a sopportare delle conseguenze di questa rottura, o hai la possibilità di evolvere e raggiungere un livello di equilibrio successivo. Quindi questo lo dico, sottolineo questo aspetto perché mi sembra molto importante avere un approccio di questo tipo ai problemi della vita che noi dobbiamo affrontare, sia il piccolo problema quotidiano e il macro problema che noi stiamo affrontando. Cioè è importante che, essendo l'uomo l'animale più adattabile e si è adattato a tutte le condizioni, quelle climatiche, viviamo dalle zone caldissime e desertiche al Polo Nord. Questo perché? Perché l'uomo ha la capacità di adattarsi attraverso la sua intelligenza. La ricerca scientifica nasce, e la ricerca anche tecnica, tecnologica, nasce da uno stato di bisogno. Quindi bene questo. Io proprio l'altro giorno in un altro webinar dicevo che a me ha perfino commosso, se volete, come cittadino, vedere la comunità scientifica, tutti i ricercatori del mondo che si sono ritrovati, hanno fatto fronte comune, hanno messo insieme le loro intelligenze. Ed hanno trovato in tempi che avremmo pensato impossibili, fino a qualche anno fa, a mettere a punto una serie di vaccini, per affrontare questa pandemia e forse, speriamo di riuscire anche a trovare la strada per l'uscita. Questo è un grande segnale di, come dire, di speranza per il futuro, pur dovendo sopportare le conseguenze enormi, perché in termini numerici non è mai accaduto nulla di simile. Noi stiamo trovando l'intelligenza, come dire, si sviluppa nel bisogno.
traduciamo anche questo grande principio anche in, lei mi ha chiesto degli aspetti educativi. Io riesco poco a essere sempre molto concreta, però mi viene in mente questo aggancio educativo per i genitori, se ci sono dei genitori che ci ascoltano. Ed è che anche quotidianamente, anche il bambino ha bisogno di affrontare delle difficoltà. Che significa che l'atteggiamento che tendenzialmente, soprattutto in queste ultime generazioni, che è quello di proteggere i figli, di non farli soffrire, ecco, di creare una sorta di scudo protettivo nei loro confronti, nei confronti delle loro fatiche ad affrontare l'ambiente esterno, noi vediamo che li ha fragilizzati rispetto alla frustrazione, alla sofferenza, alla fatica. C'è un'immagine, quando portavo a scuola i miei bambini, ormai sono diventati grandi e potrei anche diventare nonna, ma intanto ancora non lo sto diventando. A me una cosa che colpiva moltissimo quando si andava a scuola era vedere tutti questi genitori, io che ero sempre in ritardo, arrivavo alla fine, dopo gli altri, ed era tutti questi genitori che portavano lo zaino dei bambini. È vero che a volte gli zaini sono degli oggetti che non si possono portare da tanto pesanti, però mi colpiva questa cosa, lo zaino del bambino. Questo è simbolica, questa immagine, per dire che c'è questa tendenza. E invece i bambini, durante questa pandemia, ad esempio, hanno mostrato la capacità di tollerare le mascherine, ad esempio, molto meglio di noi, a rispettare, anche se con fatica, i distanziamenti quando sono stati a scuola. Ecco, quindi questo aspetto del è stato un grande problema, abbiamo tirato fuori le intelligenze per risolverlo, guardiamo alle fatiche e agli ostacoli da un punto di vista educativo e psicologico come qualcosa che favorisce la crescita, ecco, che non deve essere evitato, ma un ostacolo deve essere superato, no? Né passato sotto né passato alle. L'altro, anche io non voglio prendere troppo tempo, però ecco, questa è la freccia in su. La freccia in giù è quando le famiglie, le coppie, le persone sono in difficoltà. È banale dirlo, ovviamente, non hanno nemmeno le risorse per affrontare lo stesso problema, che gli altri, per gli altri è un'opportunità di evoluzione, per gli altri invece è un'occasione di, insomma, di grandi fatiche, di rotture. Le difficoltà, quando la collega scriveva situazioni, chi viveva situazioni già difficili, non dobbiamo ridurle a situazioni difficili, soprattutto da un punto di vista economico, le persone sicuramente è valso come uno delle variabili importanti per rendere difficile o aumentare l'ansia, la preoccupazione delle famiglie che avevano ad esempio dei problemi di tipo economico, ma la situazione difficile anche in famiglie benestanti sono legati alla difficoltà di tipo relazionale, no? e psicologico e emotivo. Allora in quel caso lì possiamo utilizzare il concetto di trauma accumulativo, no? Cioè quando una situazione è già problematica, un'esperienza, un evento che non necessariamente ha degli effetti dirompenti, ma sommati diventano, hanno il peso di un'esperienza che può veramente rompere degli equilibri. E noi, da questo punto di vista, li aveva già citati, no? La collega, il numero, l'aumento delle segnalazioni, delle rotture, delle coppie, insomma, ecco, o all'interno delle famiglie, l'esasperazione dei problemi con i ragazzi. Ecco, allora, intanto mi fermerei qui per... forse un'altra cosa mi viene, ecco, se posso. Quando si dice spesso i bambini o gli ragazzi sono considerati soggetti fragili da proteggere, che è il tema di cui dicevo prima, e non viene data loro la voce. Mentre leggevo prima queste slide, a me veniva in mente che avevano fatto, credo, il comune di Bologna, all'inizio della pandemia,
avevano fatto un, come dire, una gara, avevano messo a disposizione un piccolo budget, dando agli studenti il compito di inventare delle soluzioni. Allora, c'era chi aveva inventato le soluzioni per, non so dirvi in che cosa consisteva, in aggeggi, telematici o elettronici di qualche tipo, per evitare che nei bagni si formassero le file, no? Cioè, quindi un dato che raccoglieva, un sistema che raccoglieva i dati di tutte le classi e quindi permetteva la tempistica per andare in bagno. Cioè, dire, di solito i bagni sono dei luoghi di grandi e interessanti relazioni con altri, dei sistemi per mantenere e segnalare la distanza, cioè suonavano se si superava quel famoso metro e mezzo. Allora, questo per dire che cosa? Che se a questi ragazzi li chiediamo e li ascoltiamo, loro hanno delle idee, hanno delle intelligenze che possono essere utilizzate. Invece tendiamo sempre, come giustamente concordo con quello che ha sostenuto la collega, tendiamo sempre a vederli come dei soggetti passivi o da giudicare da una parte, possibilmente in senso negativo, o da proteggere e fare al posto loro, quando si tratterebbe di dire ragazzi, qua c'è che cosa possiamo fare, che strategie possiamo usare per risolvere un problema. Grazie Roberta. E torneremo sicuramente su questi aspetti quando poi parleremo, cercheremo di individuare insieme magari anche quali sono le azioni che possiamo mettere in campo. E però chiederei a Daniela di proseguire nella sua presentazione, appunto approfondendo queste dimensioni di cui ci ha accennato, che allora possono essere, anche alla luce di quanto ci ha detto Roberta, sia dimensioni di rischio, dimensioni di criticità, ma anche dimensioni che lasciano spazio a opportunità e a nuovi sviluppi, verrebbe da dire. Sì, magari io, perché con le parole di Roberta mi richiamavano tante cose, no? Siamo anche, fortunatamente penso, come dire, partiamo da prospettive diverse, ma molto in sintonia, no? Perché poi probabilmente il lavoro di quest'ultimo anno, insomma, ci ha fatto anche osservare un po' le stesse cose, ma davvero da prospettive diverse, no? Quindi io magari parlo, ma assolutamente Roberta, se tu magari vuoi intervenire, mi fermi, non è un problema e insomma facciamo proprio come una chiacchierata, nel senso che la volontà è quella davvero di essere più d'aiuto possibile, quindi anche magari se c'è davvero qualcuno che vuole farci domande, assolutamente ecco, ci fermiamo e rispondiamo. Allora, la prima delle, diciamo, delle dimensioni che ho evidenziato, vediamo se riusciamo, eccola qui, è in parte già stata un po' anticipata da Roberta rispetto alle famiglie, quindi magari vado anche un po' veloce, nel senso che sicuramente la situazione della pandemia è stata difficile e, come dire, una cosa davvero un contesto nuovo per tutte le famiglie, no? Quindi ci sono stati degli elementi che al di là del fatto che fossero famiglie magari più strumentate e che comunque cioè che vivevano una situazione maggiormente equilibrata piuttosto che meno, hanno comunque diciamo inciso sulla quotidianità delle famiglie, no? Qui ne appunto riporto qualcuna, appunto le modalità di lavoro diverse, quindi lo smart working e quindi il fatto che i genitori hanno iniziato a lavorare da casa e siccome appunto io sono anche genitore, so quanto questo sia stato veramente faticoso, quindi gestire il tema del lavoro con ovviamente tutto l'aspetto della gestione dei figli, l'affollamento domestico, quindi appunto il fatto che magari all'interno di una casa c'era anche un computer, mentre se ovviamente c'erano più figli, il genitore che doveva lavorare da casa, banalmente anche davvero tutta la convivenza più logistica è stata decisamente, come dire, faticosa e insomma è stato necessario. Comunque rivedere un po', no? I propri equilibri, la propria organizzazione. C'è stato sicuramente tutto il tema economico che appunto prima citavamo come sicuramente non l'unico rispetto anche al, diciamo, a livello di differenziazione all'interno delle famiglie, ma sicuramente ha inciso, nel senso che ci sono state davvero anche tante famiglie che hanno vissuto una situazione insomma di difficoltà economica significativa. Il tema della povertà è un tema che è qui parlo ovviamente dal punto di vista dei servizi sociali in maniera molto molto forte, anche su situazioni che magari pre-pandemia
come dire, vivevano invece una situazione di, diciamo, sufficiente equilibrio. Quindi sicuramente il livello di persone, di famiglie che vivono in stato di povertà si è molto, come dire, è molto aumentato. C'è stato sicuramente un tema di timore e di paura del contagio, l'altro, come dire, si è iniziato un po' a vedere come possibile pericolo, no? Il contatto con l'altro mi può esporre ad un rischio. Questo è stato a maggior ragione, come dire, per quanto ovviamente tutti i genitori avranno tentato di proteggere, no, i propri figli, quindi bambini e ragazzi da queste dimensioni, ma anche da loro è stato percepito. Quindi ovviamente tutta la quotidianità loro è cambiata, gli è stato chiesto, appunto prima veniva fatto un accenno alle mascherine, ma ovviamente non solo, io ovviamente, il mio primo figlio quest'anno ha iniziato la scuola elementare, per lui mi sono sempre detta perché non sapeva com'era prima la scuola, quindi come dire è iniziato e assolutamente, come dire, è stato anche resiliente, si è abituato, no? Però insomma gli sono state richieste tutta una serie diciamo di atteggiamenti, di comportamenti che sono stati anche, come dire, molto diligenti nell'attuare, però come dire c'erano, no, le domande del ma questo virus, ma insomma ci sarà per quanto tempo, ma è pericoloso, quindi si è un po' diffuso, diciamo, questo timore giusto e, come dire, prevedibile rispetto appunto al virus. Le famiglie appunto che vivevano invece già una situazione di fragilità hanno visto appunto delle dimensioni di fragilità accentuarsi. Qui ne nomino appunto qualcuna che è stata, che ha avuto degli effetti particolarmente forti sulle famiglie fragili, sicuramente il tema di scarse risorse materiali già di partenza. Quindi ovviamente venendo meno il contesto lavorativo o essendoci delle richieste anche di un certo tipo, pensiamo per esempio al fatto di possedere dei device elettronici per poter accedere a determinate cose, hanno comunque, come dire, fatto sentire ancora di più a loro il fatto che avessero delle limitazioni, no? Proprio anche concrete e materiali. Spesso le famiglie fragili lo sono anche perché già vivono, come dire, il fatto di avere una scarsa rete relazionale di supporto. L'isolamento sicuramente ha accentuato questa dimensione e in più ha portato queste famiglie a convivere forzatamente. Tra poco vedremo, farò un rapido passaggio. Prima Roberta appunto lo nominava, immaginatevi nuclei che vedevano al loro interno già un alto livello di conflittualità che spesso è come dire in parte tamponato dal fatto che magari uno dei due genitori per una parte della giornata è fuori, piuttosto che rispetto al fatto che i bambini possano frequentare dei contesti fuori dalla famiglia, sul territorio. Tutti questi, diciamo, supporti, queste, mi viene questo termine un po' poco professionale, queste stampelle che prima tamponavano situazioni che erano magari, come dire, già un po' sul crinale del pregiudizio, della difficoltà, ecco, in questo caso ovviamente venendo meno tutta una serie di supporti, insomma la situazione è decisamente, insomma, peggiorata. Appunto nomino le difficoltà di accesso ai servizi al digitale, che ho un pochino detto prima, e il venir meno appunto dei supporti professionali che spesso all'interno dei nuclei familiari possono anche, come dire, agire un'azione di mediazione dei conflitti, di supporto delle relazioni. In questo periodo questa cosa, come dire, è stata profondamente toccata, nel senso che ovviamente è stata mantenuta, quindi per esempio se io penso ai servizi di tutela minori, ovviamente hanno una funzione che come dire non poteva venir meno, nel senso che la tutela dei bambini e dei ragazzi è, diciamo, un diritto normativamente sancito, quindi non è che i servizi di tutela minori hanno smesso di lavorare, però non potevano per esempio andare a casa delle famiglie a verificare un po' come stessero andando le situazioni, non potevano prevedere dei colloqui se non tramite appunto videochiamate, quindi è proprio stato rivisto un po' tutto il modo di lavorare a fianco delle famiglie. Questi sono un po' dei dati rispetto appunto ai bambini e ai ragazzi che sono seguiti in Italia dai servizi sociali. Guardate un po' i numeri, sono quasi appunto 100.000
i bambini e i ragazzi che sono vittime di maltrattamento. Riporto questo dato e appunto descrivo un po' le caratteristiche per evidenziare quanto una alta percentuale, appunto qui riporto che è la causa principale dei reati a danni dei bambini e dei ragazzi è la violenza domestica, il che significa che l'origine un po' di questo tipo di fenomeno spesso è all'interno della famiglia. Ho evidenziato un po' un trend in crescita rispetto ai, appunto, ai bambini vittime di maltrattamento in famiglia, come vedete sono più 12% rispetto al 2015 e appunto i bambini vittime di forme di disciplina violenta, quindi è l'abuso dei mezzi di correzione, il reato a cui facciamo riferimento, sono aumentati del 23%. Come un po' si diceva prima, come dire, questo trend in aumento si è aggiunto a quelle che erano già le difficoltà che questi bambini e ragazzi vivevano a causa del lockdown. Quindi è come se si fossero davvero sommate due dimensioni e quindi immaginatevi, come dire, il livello un po' di fatica e la grande sfida a cui queste famiglie sono state esposte e lo sono in parte tuttora. Appunto nel periodo dell'emergenza sanitaria sono aumentate del 73% le chiamate al telefono antiviolenza, che è il telefono di riferimento per le situazioni di violenza di genere. Ho affiancato a questo dato un altro che secondo me è molto significativo, che c'è stato un calo del 43% delle denunce. Questo significa che c'è stata la chiamata rispetto al fatto che c'era una situazione di difficoltà, ma che poi non c'è stata, come dire, la finalizzazione del percorso che poi può permettere la presa in carico di quella situazione e la gestione, insomma, congiunta per un superamento appunto di quella situazione di violenza. Ovviamente la grande domanda è dove sono finite le situazioni che non sono arrivate, insomma, ai servizi. Nel mondo, appunto, si stima che la violenza contro le donne sia aumentata dal 20 al 30% appunto a causa della convivenza forzata durante il periodo pandemico. Quindi so che il quadro è un po', diciamo, insomma, grave, però insomma è indicativo rispetto appunto al più al versante, diciamo, più fragile della nostra società, quindi sicuramente è stata la parte più colpita, però insomma mi sembrava giusto riportare anche questo accento perché ovviamente ci sono anche loro e ovviamente queste situazioni riporteranno, mi dire, anche delle conseguenze nel medio e nel lungo termine, quindi saranno comunque situazioni che i nostri servizi si troveranno a dover accompagnare, no? Non so se Roberta su questo vuoi dire o se vado avanti rispetto a... No, io avrei alcune cose, sì, da alcune riflessioni in quanto, no, in quanto psicologa da poter condividere con voi. Allora, il tema dello smart working, allora tu hai detto tantissime cose e quindi io ne prendo ovviamente alcune, poi se ci sono delle domande ovviamente le riprenderemo, altri aspetti che non posso che tralasciare, ma comunque ad esempio sullo smart working una riflessione interessante credo che debba essere fatta, nel senso che lo smart working ha avuto delle conseguenze diverse, uno per gli adulti e l'altro per le diverse fasce d'età dei ragazzini. Allora, per gli adulti la difficoltà è legata al fatto che noi normalmente riusciamo a beneficiare della discontinuità, del cambio di luogo, del cambio di attività. Cioè, se facciamo un lavoro fisico, il nostro benessere sta nel sdraiarsi, guardare la televisione, leggere un libro. Se faccio un lavoro d'ufficio, la discontinuità sta nel rimettere in moto il corpo. E anche mentalmente è così. Posso anche lavorare e essere impegnata tutto il giorno, ma devo farlo su compiti diversi. Cosa succede? Con lo smart working è un grande minestrone, cioè rimani sempre nello stesso luogo, si confondono mentre stai facendo un lavoro, ti alzi, metti su qualcosa sul gas, poi vieni, poi carichi la lavatrice, poi la stendi, poi continui il lavoro e questo ha comportato sicuramente per chi faceva il lavoro a casa un affaticamento e non permetteva il recupero, ripeto, proprio legato al cambio di assetto mentale.
Per quanto riguarda i bambini, può essere interessante per i genitori sapere, anche se speriamo di non di uscirne da questa vicenda, però ci può dare lo spunto per altre riflessioni, è che più ad esempio per i bambini piccoli, lo smart working, forse dovremmo togliere quello smart perché è tutto che fuorché un lavoro smart, no? Quello fatto a casa. Per i bambini piccoli, il genitore, e per piccoli intendo piccoli piccoli o scuola materna, ecco, prima della scuola elementare, dell'apprendimento, scuola materna, scuola dell'infanzia, la grande questione è questa, cioè il genitore è presente e contemporaneamente assente, cioè presente fisicamente ed è assente in termini di disponibilità emotiva e di attenzione. Questa è una condizione che il bambino piccolo fatica a tollerare perché non la capisce, perché non ha degli strumenti per comprendere che il genitore sia lì, e per quale motivo, se ho bisogno di cambiare, ho bisogno di mangiare, ho bisogno di fare qualsiasi cosa, ho bisogno anche, ho desiderio di giocare, tu che sei lì, non sei disponibile a giocare con me. Cioè quello che è appunto, quello che altrimenti sarebbe un'assenza. Tu vai alla scuola dell'infanzia, fai la fatica di separarti dal tuo genitore, la fai, però trovi altri adulti competenti che sono attenti e accolgono i tuoi bisogni. E poi fai quel grande lavoro psicologico importante che è di tenere dentro la tua testa lo stesso il ricordo del tuo genitore che sai che è andato e che dopo tornerà. Cioè, fai anche il lavoro emotivo di tollerare la fatica della separazione, che è uno dei grandi compiti che i bambini delle scuole dell'infanzia devono affrontare. Invece, lì cosa succede? Che l'essere presente, ma il non essere attenti, no? E in relazione con il bambino lo vive come un rifiuto, mentre nelle altre condizioni è un'assenza che tu elabori facendo altro, appunto, avendo un rapporto con gli altri bambini, con gli altri insegnanti, e diventa invece un vissuto di rifiuto da parte del bambino. Poi non voglio drammatizzare la cosa, poi ci sono, come dire, dei modi per recuperare, però anche quello è un elemento che stressa proprio in senso fisico. No, il concetto fisico di stressare un sistema lo stressa perché anche il bambino non ci sono dei limiti, non ci sono delle discontinuità e può portare all'esasperazione e all'affaticamento delle relazioni tra i bambini piccoli. La questione del genitore che lavora in casa, invece i bambini che hanno, come dire, che sono alle scuole elementari, che quindi devono fare i compiti. Anche lì è una richiesta diversa da parte del ragazzo, del bambino, ha qualche strumento in più per capire che il genitore non può essere sempre disponibile, però la grande questione è che i genitori, oltre che a lavorare in casa, oltre che farsi le pulizie, dovevano fare anche gli insegnanti di sostegno, no, i pedagogisti, e quindi era una sommatoria del grande peso dello stare in casa. Con gli adolescenti è una questione completamente diversa, cioè uno dei modi che l'adolescente ha per tollerare quella grande fatica dello stare con i genitori, cioè di crescere, di separarsi da lui in termini mentali, è quella di prendere la porta e andarsene, no? Di andarsene dagli amici, quindi di vivere molto fuori casa, sperimentare nelle relazioni fuori casa, e questo non è stato possibile. Questo allora ha comportato un elevato, come dire, aumento della conflittualità, della rabbia, e anche qua abbiamo una divaricazione, cioè o l'esplosione delle tensioni o l'isolamento dei ragazzi sui social, no, sugli smartphone, che in alcune situazioni, come dire, era anche l'unica strada che avevano
liberavano la mente, liberavano lo sguardo. Qua poi ci sarebbero moltissimi temi molto interessanti da affrontare sull'uso dei social. Ecco, quindi figli, ma problematiche che possono essere molto diverse a seconda di qual è la fascia d'età del figlio. Se poi le situazioni si incrociano, noi abbiamo il bambino piccolo, abbiamo quello in età di latenza con la scuola e quello che è preadolescente, ecco, diciamo che forse una delle competenze che i genitori hanno sviluppato durante la pandemia è quello della tolleranza e della pazienza che hanno dovuto utilizzare per poter sopravvivere in questo periodo. Poi sulla questione economica, io qua ho qualche dubbio. Io credo che molte famiglie abbiano risparmiato, non ha speso. Allora, il discorso che faceva Daniela, condivisibilissimo, è di quella fascia molto bassa della società e dei lavoratori, quelli stagionali, che poi hanno avuto anche qualche, come dire, magari qualche sostegno. Il problema è che si sono abbattuti i consumi, e adesso c'è qualcuno che ha scritto, non mi ricordo più chi è l'autore, no? La decrescita felice, no? Potevamo continuare a andare avanti nell'evoluzione consumando sempre di più, sempre di più. Anche qua abbiamo dimostrato che forse possiamo vivere anche consumando meno, avendo meno bisogno di spendere, investiti in qualsiasi altra cosa. Ecco. Allora, poi c'è stata la contrazione degli aspetti culturali, economici. Cioè, voglio solo, come dire, anche qua recuperare alcune delle dimensioni della pandemia. Credo di aver lasciato via tante cose, ma insomma, invece faccio una, come dire, una provocazione a Daniela. Io, provocazione, insomma, dai, è uno sguardo diverso. Io su questi dati che tu hai dato, no, io ho qualche perplessità. Perché da una parte, allora, il numero dei bambini. No, quasi 100.000 vittime di maltrattamento, però credo che dobbiamo intenderci su che cosa consideriamo maltrattamento. Cioè, una volta certi comportamenti semplicemente non venivano considerati maltrattamento, non venivano quindi colti come dei comportamenti maltrattanti, che trattavano male i bambini da parte degli adulti. Allora, questo anche perché io, per alcuni aspetti, ho sempre pensato che il bambino non è mai stato messo al centro dell'interesse della società come in questi ultimi anni. Sto parlando non come uno stato ideale, quindi c'è ancora tantissimo da fare, che non voglio essere equivocata su questo, però rispetto al passato, quando si parla di aumento, che io ho dei dubbi, che poi ci siano, e quelli siano anche dei maltrattamenti, possiamo sicuramente discuterne. Che il trend sia in crescita, ho dei dubbi, perché una volta non erano intercettati, non erano definiti, non erano individuati come maltrattamento. Ecco, non lo so che cosa pensi, però io credo che adesso, rispetto alle famiglie della mia generazione, cioè, i bambini vengono toccati molto meno, mentre una volta, voglio dire, se si incontrava la mia maestra delle elementari, quella classica che ti faceva mettere le mani così, che poi ti dava no, con i metri di... quella finisce in galera. Ecco, quindi voglio dire, credo che ci sia una percezione del fenomeno diversa, quindi delle categorie diverse, e c'è anche una consapevolezza diversa dei propri diritti. Una volta non si pensava di averli questi diritti, adesso si riconoscono. Ecco, quindi questo per tirarmi un po' su di morale, perché altrimenti mi deprimo con questi dati. Ma io questo, ecco, condivido, forse una maggiore immersione, è una maggiore immersione. Ecco, nel senso che probabilmente... Sì.
Sì, sicuramente sono, cioè, come dire, questa è una lettura dei dati, ma condivido il fatto che, come dire, la società attuale non è la società di, come dire, 20 anni fa, ma neanche 50 forse in anni realtà. fa, non, e anche il bambino è messo al centro. Ecco, io credo che a volte anche con questo atteggiamento, che non era quello delle generazioni precedenti, di proteggerlo talmente tanto, a volte anche troppo, che non si misura con le fatiche che la vita, insomma, in qualche modo ti propone, no? Quindi ecco questa cosa. Sì, sicuramente il dato è che questi bambini, questi ragazzi, cioè andando proprio su, come dire, anche opinioni, no, e sentiti anche che abbiamo rispetto un po' al lavoro, vivono in questo tipo di società, quindi per loro, come dire, secondo me è un dato di fatto che beh, sono molto più osservati, basta anche probabilmente meno perché emergano determinate situazioni e quindi per loro comunque, come dire, è tra virgolette un po' un peso che si aggiunge, no? Nel senso che poi Assolutamente. obiettivamente, nel momento in cui arrivano queste situazioni o emergono, poi, come dire, c'è tutta un'attivazione generale, no? Che è sicuramente positiva, perché è ovvio che si attivano sulla base anche di tutta una serie di verifiche per cui questa cosa effettivamente c'è, no? Nel senso che poi non c'è la volontà, ovviamente, di andare ad aprire, ecco, magari percorsi di aiuto dove non c'è un, diciamo, un reale bisogno, però, sicuramente il tema è stato che, probabilmente è coincisa una congiuntura, come dire, anche un po' strutturale, per cui questa cosa si è aggiunta anche a tutta la, come dire, le caratteristiche che il lockdown ha portato con sé. Quindi sicuramente condivido quello che tu dici nella sostanza, cioè che probabilmente guardando la società nel suo complesso, probabilmente gli atteggiamenti genitoriali non sono molto cambiati. Siamo noi che li leggiamo in maniera diversa, però in base a come li leggiamo, poi abbiamo anche tutta una sovrastruttura che comunque poi è a contatto con i bambini e con le famiglie, quindi loro vivono quella realtà lì, no? Forse è molto sfidante e condivido tanto il discorso che tu facevi in apertura, rispetto anche al che tipo di, come dire, di messaggio, di cultura forse dobbiamo un po' anche diffondere, no? Rispetto anche a che tipo di adulti vogliamo essere e che cosa significa anche può svolgere una funzione genitoriale, ma mi verrebbe da dire una genitorialità allargata, cioè quindi che cosa significa essere degli adulti che un po', come dire, accompagnano in termini educativi questi bambini, no? Quindi il tema sicuramente della difficoltà e della criticità come opportunità di apprendimento. È una cosa veramente poco diffusa, ma molto, molto preziosa. L'altra che l'abbiamo accennato prima, no? Ad esempio il tema della regola. Se noi parliamo con gli insegnanti, questo quello che ti raccontano è la difficoltà nella gestione, no? Delle classi, perché questi bambini mediamente faticano a contenersi, a controllarsi, a rispettare le regole. A me è sembrato interessantissimo che la pandemia ha mostrato che quando un genitore dice non lo puoi fare, non lo puoi fare, non lo fai, cioè il nostro premier Conte ha detto state tutti a casa, siamo stati tutti a casa. Non c'erano i ragazzini adolescenti che rientravano quando volevano loro. E poi invece in consultazione da me possono venire i genitori che dicono fa quello che vuole, non rispetta le regole. Ma la dimostrazione è che evidentemente lì è nella relazione che non, come dire, non è, la funzione autorevole dell'adulto è andata persa e allora con una scrollata di spalle il ragazzo se ne va e dice e manda a quel paese il genitore. Ma quando c'è stato un, faccio fatica a usare questa parola padre, essendo una donna, ma la figura, come dire, la funzione paterna come lo era anni fa, no? Intesa come colui che stabilisce la regola. Il confine, ecco, allora il premier Conte è stato il padre di una nazione che ha detto no, si sta a casa e noi siamo stati a casa. Perché? Perché c'era in ballo una cosa importante, la salute delle persone, però lo hanno fatto anche i ragazzi. Allora, questo significa che se noi lavoriamo per sviluppare delle competenze, le possiamo chiedere ai bambini di rinunciare a delle cose, di aspettare, di contenersi, quando sembra che questo sia una delle grandi fatiche che i genitori al giorno d'oggi, Daniela, che è una madre giovane, forse ce lo può dire, non lo so, ecco, Grazie.
che è una sofferenza. Già prima però, Roberta, guarda, mi sono sentita un po' cioè, sollevata quando ho sentito che anche tu arrivavi per ultima con cioè, col bambino, perché io puntualmente sempre, sempre, ormai ci sono i bidelli che mi sopportano praticamente, mi vedono arrivare e dicono ancora questa, ancora per ultima. E mio figlio però ormai si è adattato, anche lì, E quindi sicuramente, come dire, mi aiuta e... No, no, sì. scusate se vi interrompo, nel frattempo stanno arrivando diverse domande e io condivido ancora il numero di telefono con chi, per chi si vuole aggiungere, per chi ci sta seguendo, che è il 346-3762-759 per mandarci appunto nuove domande. E vi proporrei di concludere appunto questa parte, adesso lascio di nuovo la parola a Daniele in modo che possa proseguire con la sua presentazione, e poi nella parte su cosa possiamo fare, diciamo così, sui consigli più pratici, e vi presenterò, vi dirò anche le domande che ci stanno arrivando, se siete d'accordo. sì, va bene, magari vado proprio veloce, di modo che poi appunto Massimo ci ritorniamo poi su, sulla base anche delle domande che sono arrivate. Allora, sicuramente, come dire, un altro grandissimo tema che meriterebbe, come dire, uno spazio probabilmente a sé è stato ovviamente la dimensione scolastica e la rivisitazione che è stata ovviamente osservata rispetto appunto alla frequenza scolastica dei bambini, ma alla gestione, diciamo, proprio di tutte quelle che erano le attività connesse al percorso didattico dei bambini. Ho, come dire, voluto un po', appunto, volendo andare veloce, sottolineare quanto ovviamente la scuola non sia solo, diciamo, il contesto dove i bambini apprendono nozioni, ma ovviamente è un contesto importantissimo per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Spesso, appunto, dall'osservatorio anche dei servizi è un grandissimo, una risorsa preziosissima perché osserva questi ragazzi per tantissimo tempo durante le loro giornate, ha veramente, come dire, il polso e l'occhio su come questi bambini e questi ragazzi evolvono, no? Anche appunto all'interno dei percorsi scolastici che appunto loro possono hanno sotto gli occhi insomma quotidianamente. Ho riportato qui alcune delle emozioni che io penso appunto un po' all'interno delle conversazioni con insegnanti, ma con genitori, ma anche, come dire, sentite direttamente da me. Tutta una serie di emozioni che hanno un po', sono state connesse al fatto che sono cambiati totalmente i riferimenti, no? Rispetto un po' a una funzione che all'interno della vita delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi era centrale, era come se fosse, come dire, un presupposto, no? Io ricordo, insomma, mio figlio che dopo un mese, durante il primo lockdown, mi ha posto questa domanda: ma quindi mamma, scusa, ma perché io devo tornare a scuola? Cioè, se tanto comunque va tutto bene così, perché mi dovete dire che è obbligatorio andare a scuola? Quindi, come a dire, metteva un po' in discussione, no? Diciamo un dato di fatto che prima era parte fissa delle sue giornate, no? Da lì ha detto: ah, però quella cosa non è tanto certa, nel senso che può essere che, come dire, stiamo a casa sempre, tanto va tutto bene anche così. La didattica a distanza, appunto, è stata poi, come dire, un'ulteriore evoluzione, cioè praticamente durante tutto il periodo dell'emergenza c'è stata sui ragazzi più grandi, anche quelli più piccoli l'hanno, come dire, vissuta. Anche qui, appunto, le relazioni, soprattutto tra i pari, sono state vissute a distanza, quindi c'è stato tutto l'aspetto della socializzazione che all'interno delle giornate scolastiche, ovviamente, i bambini e i ragazzi vivono, che ha cambiato totalmente modalità. Anche in questo caso, come dire, ci sono state anche, diciamo, modalità, competenze e facilità diverse delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi nello stare in una situazione di questo tipo. C'è stato sicuramente, come dire, anche un sovraccarico e una, diciamo, anche maggiore vicinanza tra tutto quello che era il corpo docente, gli insegnanti e i genitori, piuttosto che, come dire, i nonni o, come dire, le reti, no, familiari che hanno un po' supportato rispetto alla funzione didattica svolta a casa. Guardando un pochino avanti, sicuramente, come dire, appunto, la scuola e gli insegnanti hanno un ruolo importantissimo per questi ragazzi, ma nonostante speriamo, come speriamo tutti, si ritorni, diciamo, a una frequenza in presenza, è comunque importante immaginarci la loro funzione in connessione
alle famiglie stesse, ma anche appunto alle comunità, quindi pensando alle associazioni, pensando ai servizi, quindi cercando, come dire, di affrontare un po' insieme e cercare di fare un pensiero, diciamo, condiviso rispetto a come può essere un po', diciamo, questa ripartenza post pandemia, no? Tenendo probabilmente in considerazione non solo le difficoltà che si sono vissute, ma anche potenzialmente, come dicevamo prima, anche degli apprendimenti, piuttosto che, diciamo, delle evoluzioni positive che potranno essere mantenute in futuro. Vado veloce su, perché in parte si sovrappone, però in parte no. L'ho prima nominato il tema della socializzazione nel tempo libero. Ovviamente, come dire, si sono fermate anche tutta una serie di attività, soprattutto di gruppo, mi viene da dire ovviamente, ma anche individuali sui territori. Qui riporto appunto quanto l'attività fisica, la vita sociale, l'interazione con la natura siano come dire anche promosse, no, dal Ministero della Salute stesso, che ovviamente è stato anche come dire l'ente che ha dichiarato in maniera molto forte la necessità di tutta una serie di limitazioni, no? Però era come se ci fossero un po' due diritti, no, alla salute un po', diciamo, sulla bilancia, no, e l'equilibrio è stato molto delicato. Questo aspetto appunto più della, diciamo, della dei contesti esterni, del riuscire anche a essere stimolati da altri adulti che non fossero i genitori, è sicuramente venuto un po' meno. Il tema delle relazioni con l'esterno, tutto quello che c'era fuori dalla famiglia, si è, diciamo, travasato nel mondo del digitale. Qui, vabbè, riporto qualche dato su cui non abbiamo il tempo di stare, ma magari ci possiamo tornare successivamente. Sicuramente ci sono grandi rischi reali e rischi percepiti, nel senso che ci sono dei rischi reali connessi al fatto che questi bambini, soprattutto i ragazzi, sono stati molto più esposti ovviamente al web, e quindi ai rischi che lì sicuramente ci sono. Rischi percepiti, perché spesso è capitato anche che, come dire, le dimensioni di accesso al web sfuggissero un po' ai genitori, nel senso che spesso le competenze, soprattutto degli adolescenti, erano maggiori rispetto a quelle dei genitori. Quindi c'è stato il sentore di non riuscire a controllare e non riuscire neanche a capire cosa stessero facendo i propri figli attraverso appunto i device elettronici. Magari non stava facendo nulla di male, magari era totalmente sicuro, ma ai genitori sfuggiva la competenza per, come dire, vedere anche le aree di rischio. Quindi questo è stato, come dire, un grande elemento di preoccupazione. Tutte le dimensioni relazionali tra pari all'interno delle classi si sono giocate sul digitale. Anche lì ho, come dire, intercettato anche situazioni in cui questo modo di relazionarsi non è stato gestito in maniera corretta. Quindi qui nomino appunto il tema del cyberbullismo. Anche lì, come dire, forse sia il personale docente sia gli adulti, non avendo particolare dimestichezza con lo strumento, hanno un po' lasciato fare ai ragazzi, e spesso, insomma, diciamo, in alcune situazioni questa cosa può essere sfuggita di mano. Sicuramente però il tema del digitale è anche una grandissima opportunità, no? Prima, all'inizio, noi dicevamo quanto sia importante pensare ai bambini e soprattutto ai ragazzi, ma davvero anche ai bambini un po' più piccoli, come soggetti capaci di poter dire qualcosa, no? Ma dire qualcosa che possa incidere sui loro percorsi di vita. Ecco, il tema del digitale potrebbe essere utilizzato come strumento per dare davvero voce, per farli partecipare, per ritrovare anche uno spazio, diciamo, che utilizzi uno strumento vicino a loro per farli comunicare, per fargli ritrovare uno spazio anche di confronto, come dire, in gruppo. Qui riportavo solo una cosa, ma su cui magari Roberta sicuramente ha più esperienza di me. Per esempio, riportavo quanto sia stato interessante il movimento che ho visto rispetto alle psicoterapie sugli adolescenti. Noi avevamo adolescenti che assolutamente tu non facevi scendere neanche dalla macchina perché non volevano andare dallo psicologo, e invece magicamente, no, non tanto magicamente, perché era anche comprensibile ovviamente perché sia accaduta questa cosa, però attraverso lo strumento del digitale, probabilmente perché permetteva comunque una certa distanza, no, pur ovviamente nella relazione con il terapeuta, hanno davvero quindi beneficiato degli spazi terapeutici, ma proprio perché sono stati vissuti in questa modalità. Quindi anche laddove poi è stato possibile riaprire in presenza questo tipo di colloqui, si sono mantenuti
clienti con quella modalità perché è ritenuta più funzionale e per loro sicuramente più motivante. Vado avanti velocemente, su questo ho già detto qualcosa prima, nel senso che sicuramente attorno alle famiglie e per accompagnare i bambini e i ragazzi nei loro percorsi di crescita servono tanti, no? Soggetti, appunto prima nominavamo i servizi diciamo più formali, la scuola, quindi anche le istituzioni, c'è tutto ovviamente il mondo delle comunità, quindi di tutti i soggetti che abitano i territori dove questi bambini e questi ragazzi vivono. È come se ci fosse stato un rallentamento generale dell'attività, prevalentemente mi viene da dire dei servizi formalizzati e quindi quelli che prevedevano anche degli strumenti e delle metodologie di lavoro diciamo un pochino classiche, no? A fianco di, come dire, appunto qui riporto le azioni solo da remoto dei servizi, quindi avvenivano colloqui, visite domiciliari ovviamente attraverso il canale digitale, i tribunali per i minorenni si sono fermati, quindi la loro attività ha smesso di funzionare per la gran parte delle situazioni, si muovevano solo su situazioni emergenziali proprio per garantire quello che dicevo prima, il fatto che venissero ovviamente tutelati e protetti i diritti insomma inalienabili dei bambini, però c'è tutto un portato di diciamo interventi di accompagnamento e supporto che ha visto il totale, come dire, rallentamento, in alcuni casi proprio sospensione. A fianco di questo diciamo un po' rallentamento del mondo dei servizi c'è stata però la capacità dei territori di attivarsi, delle comunità di trovare delle modalità diverse di fare diciamo di perseguire le medesime finalità. Quindi dopo diciamo una prima fase di immobilismo generale chi in primis diciamo si è attivato a fianco delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi sono state appunto le comunità in cui loro abitavano, quindi le associazioni di volontariato, appunto anche tutti gli interventi diciamo sul territorio si sono attivati per cercare di essere comunque a fianco delle famiglie in un modo diverso, ma comunque esserci. E questa è stata, secondo me, un altro grandissimo apprendimento che possiamo portarci un pochino a casa dal periodo difficile che abbiamo vissuto, che sicuramente dal lato dei servizi ribadisce quanto sia importante pensarsi in rete rispetto all'accompagnamento di questi bambini e quindi non pensare che, come dire, solo, come dire, in capo ai servizi sia il tema di appunto accompagnare una crescita adeguata a questi bambini. Rispetto alle conseguenze psicologiche, appunto, ci sono altri dati che però a questo punto forse, Roberta, vede un po' così. Ma appunto questi, no. vai tranquilla, la parte del Ministero della Salute, quindi. Sì, infatti. No, riporto semplicemente quanto appunto le problematiche comportamentali e, come dire, gli atteggiamenti un po' regressivi siano, insomma, siano presenti nel 65% dei bambini di età minore di 6 anni e nel 71% di quelli di età maggiore di 6 anni, fino a 18 anni appunto. Questo dato, come dire, ci dice sicuramente di una, diciamo, di un aspetto, no, psicologico molto importante, molto significativo, sicuramente che ha attraversato tutto il periodo della pandemia, ma che appunto ovviamente lascio eventualmente a Roberta di commentare. Ma io direi che 5 minuti poi lasciamo lo spazio, no? Dicevi Sara che ci sono delle domande. Sono già tante, no, veramente... Cosa? Sì, ce ne sono già tante, per cui preparatevi. Ce ne sono tante, quindi cosa facciamo? Passiamo alle domande e dopo magari recupero alcune cose che ho in mente di dire attraverso Like, meglio così. Volentieri, magari le domande ci daranno proprio occasione per approfondire questi aspetti. E ecco appunto, l'idea adesso è di entrare con le domande, di entrare un po' nel cosa possiamo fare. Mi verrebbe da dire, come educatrice e educatori, intendendo per educatrice e educatori sia il ruolo come genitore, come mamma, come papà e come insegnante, ma vorrei dire anche cosa possiamo fare come cittadine e cittadini in un'ottica più di rete, di comunità, in cui tutti possono dare il proprio contributo in qualche modo per contribuire appunto a rendere meno alienante questa situazione, a limitarne gli effetti negativi.
La prima domanda riprende un po' quello che è stato detto all'inizio del dar voce a bambini e ragazzi e chiede, bambini e ragazzi invisibili vengono definiti così, come possiamo dare concretamente più voce al loro punto di vista? Vuoi iniziare Roberta? Mi viene in mente in questo momento, scusate, mi viene in mente l'imitazione che Crozza ha fatto di Recalcati e della psicoanalisi. Nel senso che mi viene da dare una risposta banale ad una domanda che non è assolutamente banale, ma la risposta banale è dare lo spazio di ascolto, che significa fermarsi con i ragazzi. Che per quanto riguarda i genitori, dopo una giornata di smart working in cui siamo tutti no? Significa fare un attimo di, come dire, deporre le penne, le armi e recuperare il momento che è quello, ad esempio, di stabilire una regola. A un certo punto della sera, i cellulari si spengono, per prima quelli dei genitori, perché non è detto che i genitori non abbiano la dipendenza da e creare quel clima che è quello di mettersi lì semplicemente a parlarsi, perché ascoltare non significa porre le domande, no? Sottoporre il ragazzo ad un interrogatorio, è farlo emergere in un clima di ascolto reciproco, perché guardate, allora provo a dire questa cosa: una delle competenze che noi abbiamo visto da un punto di vista della psicologia, che ha una, come dire, che alimenta la capacità di resilienza, questa parola che a me è diventata anche antipatica nel corso del tempo, perché quando vengono abusate mi stancano, che è di resistenza da un punto di vista del funzionamento mentale, è quella che viene chiamata la capacità riflessiva o mentalizzazione, se vogliamo dare un nome più altisonante. Che cos'è questa parola? È semplicemente quella capacità che noi utilizziamo in modo inconsapevole, che lo usa anche l'idraulico che non ha mai visto un libro di psicologia, quindi non è la parola, è una competenza che alcuni sviluppano più di altri, che è essere consapevoli che dietro i comportamenti ci sono dei sentimenti, ci sono dei pensieri, ci sono delle paure, e che sono queste che danno il senso al comportamento. Faccio un esempio che sembra non c'entrare, ma poi mi collego. Ed è che se un bambino, metto a dormire un bambino la sera, no? E quello si alza e chiede l'acqua, e dopo va a far pipì, e poi per l'ennesima volta chiama la mamma, che magari sta lì e cerca di guardarsi il film la sera per un attimino riposare. E il genitore non si chiede che cosa c'è dietro, cioè, o dà l'interpretazione dicendo fai capricci, parola che io toglierei dal dizionario perché è un termine che i genitori usano quando non sanno come spiegare. Se invece mi fermo e provo a capire che cosa c'è dietro questa cosa e il bambino mi dice, sai, stavo chiudendo gli occhi e ho visto buio e mi è venuto in mente la strega piuttosto che il lupo, no? Cioè, capisco che dietro quel comportamento non c'è no, la voglia di farmi del male perché ho bisogno di riposare, ma c'è una paura del bambino, mi aiuto a... Allora, la capacità di mentalizzazione è riuscire a spiegarsi e a provare a fare delle ipotesi sul perché l'altro si comporta così. Sono partita da che cosa per spiegare questo meccanismo, no? Che è dare senso al comportamento facendo delle ipotesi, ma abbiamo bisogno dell'altro per capire se la nostra è un'ipotesi vera. Allora, quando sei genitori in un momento di confronto con i bambini parlano anche delle loro difficoltà, ma non in termini accusatori, ma per dire, guarda, scusa, ho reagito male perché fare lo smart working che mi comporta l'attenzione è un aiutare a far circolare
nella famiglia, no? La condivisione di stati d'animo, di emozioni, no? Allora, se noi riusciamo a garantire un minimo di questa circolazione, no? Di confronto, io sembra una psicobanalisi, no? Sembrano delle banalità quelle che dico, no? Come dice Crozza. Però poi spesso invece funzioniamo con degli automatismi. L'ansia, la rabbia sono degli elementi che impediscono di creare l'abbassamento, no? delle difese e l'ascolto dell'altro. Allora, l'ascolto dell'altro è, mi auguro ad esempio, che la scuola, quando questi ragazzi rientreranno, gli insegnanti non facciano finta di niente, li ascoltino, provino a parlare con loro, a discutere, a condividere qual è stata la difficoltà dell'uno e qual è stata la difficoltà dell'altro, quali sono le cose che hanno... Il lavoro che abbiamo fatto anche noi questa sera, che è quello di dire che cosa vi siete portati via di buono e che cosa no, e magari i professori potrebbero parlare anche delle loro difficoltà, perché una cosa che volevo dire rispetto alla scuola è che noi tendiamo a parlare della pandemia come un processo che ha delle conseguenze individuali sulle persone. Io credo che siano entrate in crisi anche le istituzioni, i servizi. La scuola è una di queste, cioè gli insegnanti si sono trovati di fronte a dei compiti che non hanno mai, mai affrontato. E anche qua abbiamo visto la divaricazione tra quelli che dalla pandemia e dalla DAD hanno inventato dei metodi nuovi e hanno creato delle nuove opportunità di studio, di apprendimento e di scambio, e altri che si sono appoggiati. Ecco, quindi... Allora, tutta questa cosa, non so se ho risposto, ma è quella di essere, diciamo, incuriositi, avere ecco questo atteggiamento qua dell'immaginare l'altro in generale come una persona che ha dietro dei pensieri, ecco, e che se uno si chiude in camera dovremmo cercare di capire che cosa c'è dietro questo. Io l'ho scelto come lavoro, non faccio altro dalla mattina alla sera che andare a cercare nella mente degli altri, però scopro che le persone quando vengono e fanno questo lavoro di poter riflettere su che cosa li ha spinti a fare una cosa piuttosto che un'altra, lo scoprire che è una paura, che magari non è un'attività che poi fa stare un pochino meglio, non tanto, ma un pochino meglio, sì. Nel chiedere a Daniela se vuole aggiungere qualcosa, vi aggiungo un'altra domanda che è arrivata, che completa secondo me un po' questa, la prima domanda sul come fare a dare voce, perché è un po', lo vedo come un po' lo yin e lo yang, la dualità che completa un po' la nostra dimensione. Da un lato stare insieme, il darsi voce, l'ascoltarsi, e l'altra domanda invece chiede come salvaguardare spazi personali di intimità all'interno di una vita domestica che è diventata più stretta e vincolante. Mi sembra che i due temi siano bene insieme. Daniela, vuoi prendere tu prima la parola? Sì, no, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Roberta prima, tra l'altro anche appunto dal mio osservatorio, no, magari anche più legato alla ricerca. È importante secondo me anche avere in mente, rispetto al tema dell'ascolto dei bambini e dei ragazzi, che quando ci diciamo che loro, insomma, devono essere ascoltati e devono partecipare, questo non significa dargli la responsabilità di prendere una decisione. Cioè, come dire, l'adulto deve mantenere il suo ruolo da adulto. Però, appunto, richiamavo le ricerche perché... Le ricerche rispetto appunto ai bambini e ai ragazzi ci dicono quanto per loro sia comunque fonte di maggior benessere il fatto di essere stati ascoltati, anche se poi quello che loro portano non si avvera, o piuttosto che le decisioni vanno in una direzione diversa. È proprio il tema di avere uno spazio di ascolto e di poter dire la propria rispetto ad una determinata situazione. Spesso abbiamo anche, come dire, ma con ottime, secondo me davvero, ragioni, finalità, perché la finalità principale quasi sempre che muove questo tipo di atteggiamenti è la protezione, il fatto che si vuole assolutamente bene a questi bambini, che
si vorrebbe il meglio per loro, però in realtà li stiamo togliendo, cioè in realtà stiamo facendo il loro male, perché di fatto non sviluppano questo tipo di competenze, no? Più di anche affrontare le sfide che comunque la vita gli metterà davanti, ma non stiamo neanche valorizzando il fatto che loro spesso hanno tanto da dire, hanno una percezione molto chiara della situazione che vivono. Quindi magari noi siamo lì e diciamo, no, però di questa cosa non gliene parlo perché è delicata, no? Quindi la finalità è buona. Il tema è che poi nel momento in cui tu gliene parli, è ovvio che se poi parli con un bambino, il linguaggio deve essere adatto ad un bambino, quindi alcune accortezze vanno messe, però scopri che dall'altra parte c'è la consapevolezza di quella situazione, no? Quindi alla fine quello che loro vedono è che tu gli stai tacendo qualcosa, no? Che loro conoscono bene, che stanno vivendo magari insieme a te. Quindi il tema, condivido molto quello che diceva Roberta, è riuscire invece a ritagliarsi dei momenti in cui nominare anche delle dimensioni che possono sembrarci magari delicate da portare a loro, ma loro davvero riconoscono in noi, in quel momento, il fatto che noi vogliamo davvero essere in relazione con loro e non che noi decidiamo e magari decidiamo anche cosa dirgli, cosa no. Perché questo, come dire, poi dopo ci si ritorce anche contro, perché poi nel momento in cui lo fanno loro noi ci arrabbiamo, perché, eh no, però non mi dici le cose. Quindi mi piaceva il tema della reciprocità, ma nel rispetto dei ruoli diversi, che forse è anche un po' collegato alla seconda parte della domanda che un po' ci veniva rivolta, no? Quindi come anche ritagliarsi dei momenti. È fondamentale comunque in alcuni momenti essere direttivi. Nel senso che la direttività aiuta, cioè come dire, non è che un atteggiamento di ascolto rispetto ai bambini e ragazzi significa che possono fare quello che vogliono, perché questo tra l'altro, come dire, gli crea confusione, gli crea ansia, gli crea il fatto di non avere dei punti di riferimento stabili, quindi il tema è anche quello di introdurre, come dire, delle routine, magari anche, come dire, condividendole insieme, ma mettendo anche sul piatto quelle che sono delle esigenze legittime. Cioè, guarda, alla sera io, come dire, ho necessità anche di stare per un po' col papà rispetto a questa cosa. Quindi, piuttosto che il lettone è della mamma e del papà, tu stai di là. Cioè, quindi una serie di punti fermi, che è un po' come appunto il discorso che facevamo prima del papà, no? Il papà Conte, il papà statale, chiamiamolo così, se sono dei dati di fatto, loro poi ci stupiscono rispetto al fatto che dentro in quella cosa, certo, magari con quelli più grandi ci vuole più tempo. Beh, dobbiamo allenarci probabilmente con la pazienza, con la continuità e con la coerenza, però non significa, come dire, che dobbiamo venire meno rispetto a queste cose, anche perché dei genitori che poi sono stanchi, stressati, nervosi, sicuramente, come dire, non fanno, non riescono ad accompagnare nel modo migliore i propri figli, quindi poi la finalità che hanno in mente non riescono a raggiungerla. Roberta, Inserisco scusami. in questo discorso con questo pensiero che spesso oscilliamo. Lei e Daniela ha sottolineato giustamente, ascolto non significa che poi non li ascoltiamo per fare le cose che loro ci dicono. Innanzitutto è un ascolto diverso, nel senso che non è un ascolto sul faccio questo piuttosto che questo, decido, è un ascolto sul sé, su come ci si sente, su quali sono le preoccupazioni e le fantasie. Ma spesso è la cosa che io vedo fare meno ai genitori con i figli è quello di trovare un modo di mediare le cose. Allora, si entra alle 22 di sera, beh, adesso c'è il coprifuoco, abbiamo detto, cioè. Mi immagino fra un po' questi genitori che hanno abbassato no, la guardia dei rientri serali perché c'era il Papa Conte che ha stabilito che dovevano rientrare tutti alle 10. Fra un po' tornerà il grosso tema. Allora, o decide il figlio e entra quando vuole, o decide in modo arbitrario il genitore senza conoscere quali sono le cose. Ecco qua l'ascolto. Quali sono le esigenze, i desideri dei ragazzi, con lo spazio anche della contrattazione. Questa cosa qua la sento, la vedo fare molto poco, cioè come se un genitore sentisse che dover contrattare, che è quella di dire, ascolta, vabbè, tu chiedi questo, no? Boh, vediamo di arrivare ad un compromesso, io ti dico quali sono i motivi per cui
questa cosa la devi fare o non la devi fare, insomma, questo vale un po' per moltissime cose, i soldi da spendere, le cose da fare, gli orari di rientro, i lavori di casa. Come se mediare, discutere, lasciare e ascoltare anche le proposte dell'altro venga sentita come una erosione di un'autorità che di fatto poi non si ha, perché la vera autorità è anche quella che può contrattare sulle cose. Ad esempio, sull'uso degli smartphone, no? Del cellulare. Vedo che si passa, si oscilla dal te lo sequestro un'ora al giorno, che un'ora è nulla al giorno, perché passa il tempo. Allora, piuttosto fermiamoci lì con i ragazzi, vediamo quali sono i giochi che fanno, incuriosiamoci e così capiamo che se gli do un'ora è veramente il minimo, perché sennò non comincia nemmeno a giocare, e allora è meglio che non inizi. Oppure vanno avanti a, come dire, senza limiti. Lo strumento del cellulare sicuramente è delicato e forse bisognerebbe dedicarci veramente una serata. Però ecco, il tema della contrattazione, secondo me, è uno degli aspetti non facili, ma che dovremmo cominciare anche come educatori, anche gli insegnanti a scuola, a volte è proprio quello di essere aperti a poter anche cambiare la propria posizione, che questa è a acquistare e acquisire autorevolezza, non perderla. Riguardo al bisogno di Privacy. separatezza, di privacy, non mi Chiamiamola. piace tanto questa parola, no? Che è molto normativa. Questa è una grande questione. I ragazzi sicuramente è un bisogno, e soprattutto in adolescenza, io vedo che questa è una cosa con cui spesso combatto con i genitori che vengono in consultazione, che è questo uno spazio segreto, uno spazio suo, uno spazio che non può essere violato. Poi, se ci sono delle cose che è importante dire ai genitori, si dicono, perché quelle che devono essere utilizzate per capire il ragazzo, per aiutarlo, vanno dette, ma vanno concordate con lui. Dentro casa, certo. Allora, immaginare che ci sia un adolescente in casa che non ha la chiave sulla porta o che non ha la possibilità, lucchetto, se non la, insomma, qualcosa, o una chiave mentale. No? Che il genitore prima di entrare bussa, no? Perché? Perché quello è uno spazio suo, ma anche proprio il bisogno di avere un momento suo e di staccarsi dalle relazioni. Essere sempre in relazione è anche una gran fatica. Quindi a volte noi abbiamo la possibilità di recuperare dei momenti proprio nel tagliare con le relazioni con gli altri, e magari stare da soli e a riflettere, a pensare, a leggere, ascoltare musica o a essere in comunione con i ragazzi lontani. Insomma, il tema della segretezza è uno dei temi centrali dell'adolescenza. E ripeto, anche questa è una cosa difficile da digerire ai genitori. Il genitore immagina che il ragazzo debba, o perlomeno alcuni, debba dire tu, no, no, c'è uno spazio segreto. E io penso che debba esserci uno spazio segreto anche tra il marito e la moglie. Questa della trasparenza, ad esempio, adesso vado nelle coppie, sembra essere un ideale, perché sembra che l'amore sia. No, ci deve essere uno spazio segreto. E quello dei miei pensieri, dei miei desideri, deve essere mio, poi io decido se condividerlo. E va anche bene. E questo perché è il nucleo, no? Che ti distingue dall'altro, è proprio perché è mio e lo tengo per me. E questo deve essere rispettato anche con i ragazzi da parte dei genitori, viceversa, e coniugi tra di loro. Ecco, il tema della riservatezza e della privatezza è sicuramente importante. Siamo Stiamo davanti a delle arrivando, luci. aspetto, no? Roberta, scusa, Cosa? non volevo rubare troppo tempo. Ha a che fare anche con il rispetto, nel senso che il tema è anche che se sono più piccoli, no, sono minorenni, ma comunque
gli dobbiamo riconoscere anche e rispettarli in quanto persone, che quindi possono avere anche uno spazio loro, no? Forse il tema, a me richiama anche tanto il tema della riflessività che dicevamo prima, no? Quindi riuscire anche quando succedono un po' queste situazioni a capire quanto la difficoltà sia dovuta a una mia insicurezza, no? O dire, a una mia difficoltà nel non avere alcune informazioni, nel non riuscire a governare alcune cose, piuttosto che invece, come dire, una difficoltà dell'altro, no? Alcune volte questa cosa è un po' poco pensata, mi viene da dire, perché poi non c'è tempo perché si va per automatismi, però è sicuramente il nodo, no? Riuscire un po' a capire, perché se è una cosa che riguarda me, forse devo riuscire a capire, insomma, anche come modificarmi, no? E invece che proiettare, quindi, la mia difficoltà appunto sul figlio adolescente piuttosto che sul bambino. E adesso io faccio uno spot, essendo presidente dell'Ordine degli Psicologi, uno spot per la mia professione, per gli psicologi, che è quello che stavi dicendo tu, Daniela. È mio, è un problema mio, un problema del ragazzo, un problema di noi come coppia, siamo rigidi. Ecco, questa riflessività è qualcosa che può venire spontanea, ma quando ci sono degli incastri, vediamo che non andiamo avanti su un problema, prendiamoci il tempo. Io non voglio dire coraggio perché non dovrebbe esserci bisogno di aver coraggio a prendere il telefono e dire c'è qualcuno che è disposto, e io dico agli psicologi perché è uno dei lavori, ma insomma è una delle funzioni di questa professione, che è quella che non ti risolve il problema. Lo psicologo non ti risolve il problema, lo psicologo ti crea quello spazio di pensiero, lo condivide con te. Perché eventualmente la soluzione la si trova insieme, non è qualcosa che mai, mai sono serviti consigli che si danno, perché o uno li ha già in testa, allora quando gli dai e funziona non vuol dire che era già detto, aveva solo bisogno di una conferma di quello che pensava, ma se non ci arriva non ha capito nulla e non servono a nulla. Ecco, quindi c'è lo spazio, c'è la possibilità senza, come dire, senza aver bisogno di arrivare a dei problemi che poi diventano ingestibili, sì, a dar spazio a questi momenti di apertura e di comprensione. Io vi chiedo scusa, mi avete ad ascoltare ore Perché noi e... andremo avanti, perché io avevo anche un'altra riflessione, ma mi stoppo, perché... No, ma infatti potremmo proporre, magari ragionare se organizzare un altro incontro per approfondire alcuni dei temi che sono rimasti in sospeso. Prima di salutarci, però vi chiedo un miracolo, nel senso che abbiamo cercato di sintetizzare le domande che sono arrivate, scegliendone due che un po' racchiudono un po' i temi principali che ci sono stati posti, e sono due domande sul ruolo della persona adulta, mi dovrebbe dire sul ruolo del genitore in particolare. Ve le pongo entrambe e vi chiedo di dare una risposta veloce, anche appunto è questo il miracolo, nel senso che mi rendo conto che poi adesso apro un altro capitolo. Allora, la prima domanda è: le nostre preoccupazioni di adulti non possono rischiare di generare paura e inquietudine in bambini e ragazzi? E la seconda domanda è: cosa possiamo fare per compensare, le richieste che facciamo ai bambini, le regole più restrittive che dobbiamo dare? Quindi, in qualche modo, come compensare questa rigidità, ma anche come trasmettere una comprensione della fatica straordinaria che viene loro richiesta. Così, una domanda, un tema semplice, vi chiedo di affrontarlo In velocemente. un Uno svento, saremo proprio tipo il pigino del consiglio, no? No, io mi sento molto sollecitata sul primo tema, perché spesso nel mio lavoro mi trovo a dover comunicare o a dover, come dire, supportare genitori o parlare con bambini di tematiche molto molto delicate, no? E spesso c'è un po' questa preoccupazione, soprattutto sul versante, mi viene da dire, dei professionisti, di nominare ai bambini alcune dimensioni che potrebbero toccarli, destabilizzarli, e spesso purtroppo l'esito di questo timore degli operatori è che i bambini non vengano ascoltati. Quindi abbiamo una situazione generale purtroppo di questo tipo. Io torno un po' a quello che dicevo prima. Nell'esperienza in cui io ho affrontato questo tipo di situazioni, mi sono resa conto che
Poi è stato meglio di come me lo immaginavo, non so come dire, perché ho trovato dall'altra parte, come dicevo, una consapevolezza, perché noi dobbiamo sempre avere in mente che questi bambini vedono, osservano, pensano, si fanno un pensiero sulle cose, le percepiscono. Quindi magari non danno il nome che noi diamo a quelle cose, ma la portata emotiva la sentono. No, perché loro sono appunto sono dentro in quella situazione. Quindi il fatto che noi riusciamo invece a riuscire ad alfabetizzarli un po', no? A riuscire a dare il nome ad alcune cose, forse è anche protettivo, nel senso che è un po' come accompagnarli verso quella cosa lì che loro percepiscono, vedono, ma magari ne sono anche spaventati effettivamente. Se invece l'adulto riesce a mostrarsi, come dire, non eccessivamente spaventato lui stesso, no? Di quella cosa, ma anzi, te ne parlo con le dovute accortezze sulla base dell'età, di quanto anche, come dire, in base cioè, come dire, all'età che ha, un bambino può capire ed elaborare alcune cose, un ragazzo altre, no? Quindi è ovvio che dobbiamo un po' tararci sulla base dell'età. Però il grande messaggio che noi possiamo dare nel toccare anche problematiche di un certo tipo è non averne paura, ci sono io con te a parlare di questa cosa e ti accompagno nel comprenderla. Magari tu anche mi aiuti a capire come la vedi tu. Questo è un grande passo in avanti, nel senso che c'è forse, come dire, l'ostacolo iniziale, perché è un timore assolutamente comprensibile, cioè non è che sia una cosa frequentissima, però nelle occasioni in cui io l'ho visto poi agito ha sempre portato, come dire, dei frutti positivi. Quindi io penso che si possa anche un po' sperimentarsi, no, in questa cosa, laddove forse non si riesce anche a fare da solo, condivido quello che un po' diceva Roberta prima, ci sono delle, diciamo, dei professionisti. O cioè anche solo magari altri genitori, parlarne, farsi consigliare, però non come dire, gettare la spugna su questa cosa perché è un'opportunità persa, anche proprio davvero nella costruzione di un rapporto anche autentico con i propri figli, insomma. Roberta. A me tocca la seconda domanda? No. Vedi tu. Sì, io non sono stata neanche tanto sintetica, mi scuso. Sulla prima domanda, no, sono concordo con quello che ha detto Daniela. È straordinario il fatto che i bambini spesso capiscono molto, spesso, quasi sempre, capiscono molto prima di quello che immaginano i genitori. Noi lo vediamo nei giochi che fanno, ma bambini anche molto piccoli, no? E rappresentano nei giochi delle cose che i genitori si raccontano tra di loro, vogliono tenere segreto e il bambino lo ha già capito. Se, come diceva Daniela, il genitore non ne parla, la creazione dei segreti, che se volete, l'aspetto patologico del segreto è, come dire, suggestiva e anche paradossale. Se c'è un segreto, com'è che fa a essere patologico? No, è che crei un'area che è attiva emotivamente, ma di cui non si parla. Cioè, voglio dire, il tabù della sessualità nella mia generazione o quelle precedenti, cioè, tutti ce l'avevano in testa la sessualità, ma non se ne parlava, no? Questo è il, come dire, il non parlarne è una comunicazione implicita del non se ne parla perché o fa paura o perché ci si vergogna, perché è peccato, perché no. Quindi dai comunque una comunicazione su questa cosa. Comunica al bambino che di quella cosa non si deve parlare. E allora aumenta la preoccupazione. Se invece ne parli, nei modi in cui diceva Daniela, insomma, quindi non manipolando il bambino, non è che gliela racconti perché così nei casi delle separazioni giochino. No, ecco, parlare dei problemi di solito abbassa la, come dire, abbassa proprio la quota radioattiva di certi temi. Sulla come compensare, sai che non so se ho capito bene, nel senso che i bambini hanno fatto hanno fatto delle rinunce, no? Mascherina, distanziamento. Non so, ma devono, non so se devono essere compensate. Chiedo anche a Daniela, non lo so se devono essere compensate. Possono essere compensate, a me verrebbe da dire, come adulto o come adulto in generale, cioè quindi come genitore o come insegnante, nel riconoscere che ha fatto una cosa buona, che ha fatto una cosa
importante per la società che rispettare queste regole in questo momento è essere dei bambini adulti, appunto, capaci, bravi, insomma, credo che questa sia una compensazione, la cosa che va detta. Non credo che debba esserci una compensazione di altro tipo del la monetizzo o il, no, è stata una cosa che tutti abbiamo sopportato e va bene così, bravo. Questo è, hai mostrato di aver affrontato un ostacolo. Poi, se compensare è che devo trattenermi dal giocare, dal saltare addosso all'altro, mi farò giocherà con me, giocherà nei contesti di sicurezza e lì lasciamo degli spazi di grandissima libertà, per, in questo caso sì, compensare, soprattutto direi in questo caso l'aspetto fisico, il bisogno giocoso di fare delle cose. Altrimenti, no, voglio dire, io i bambini se vanno in pizzeria, io ritengo che dopo i 3 anni devono imparare a star seduti. Quel tempo non gli chiedo di stare 3 ore in pizzeria fermi come i soldatini, ma nemmeno quello di passare tra le gambe dei camerieri. No, impari. Oppure io scelgo di andare quando vedo mio figlio in grado di. Cioè, ci sono dei dati, come dire, dei vincoli sociali che i bambini devono essere aiutati a rispettare con fatica. Mi permetto. Adesso è anche tardi, ma insomma, ho recuperato nella mia memoria il valore del tempo in cui durante la messa, in cui mi ero obbligata ad andare, contavo le lampadine con una noia terribile, mi annoiavo terribilmente, allora contavo le lampadine sui candelabri, il numero dei banchi. E io da grande ho pensato che quello è stato un grandissimo esercizio. Mi ha permesso di avere un controllo. Quelli della mia generazione credo l'abbiano fatto tutti. Adesso io non credo di essere, come dire, sopraffatta dal trauma del star ferma una mezz'ora. Ecco, credo che alcune cose gliele possiamo credere, quindi, e chiedere ai bambini. Quindi compensare con un bravo. Questa è la cosa che ti abbiamo chiesto e questo hai fatto ed è un, come dire, una cosa di cui come genitore vado fiera. Non Posso so. aggiungere una cosa, Sara? Dai, anche se è tardissimo, ma è troppo ingaggiante. Questa cosa sarò brevissima, però è un altro grande insegnamento che mi hanno regalato i bambini con cui ho lavorato, è anche il fatto che non è molto promettente anticipare le loro richieste. Cioè, se vogliono qualcosa, loro chiedono, non so come dire, cioè, sono molto capaci di chiedere, no? Quindi nel momento in cui uno dice, vabbè, non faccio la compensazione. Io penso che se loro se l'aspettavano, arrivano a chiederla, non so come dire. Diverso è che l'anticipo io. Cioè, quindi, come dire, anche lì interpreto, no? Un po' uno stato d'animo e quindi dico, siccome gli ho chiesto questa cosa che per lui è stata faticosa, allora gli devo, come dire, un po' controbilanciare questa cosa con qualcosa di piacevole, piuttosto che. Ma può essere benissimo che invece il ragionamento del bambino o del ragazzino sia, cioè non sia stato quello, no? Quindi anche qui la comunicazione è molto importante e forse anche il fare un passettino indietro e aspettare. Quindi riconoscendogli il fatto che se vogliono una cosa la chiedono e sanno come chiederla, no? Un episodio molto, come dire, eclatante, ma che a me ha detto tantissimo, una situazione di allontanamento, no? Le assistenze sociali purtroppo alcune volte sono chiamate a questa cosa, dovevamo allontanare un bambino di 6 anni. Ovviamente 3.000 pensieri, mamma mia, come faremo? Perché lo portiamo? Quando siamo arrivati, la cosa che ci ha detto è: ma cioè, aspettavate ancora un po' arrivare? Cioè, dovevo chiamarvi io? Vi giuro che questo bambino ci ha detto così. Ora, noi non l'avremmo mai immaginato, mai. E avremmo potuto anche avere tutto un atteggiamento basato sulle nostre idee, sulla nostra interpretazione, che sarebbe stato totalmente distante dal suo stato emotivo in quel momento lì. Quindi è molto importante davvero rimanere sintonizzati con loro, cioè quindi non pensare di interpretare,
Loro sanno dire come stanno, cosa vogliono, quindi non dobbiamo avere paura di farglielo dire, perché poi magari il timore è, però dobbiamo dirgli di no. Si dirà di no, però intanto, come dire, c'è stata una comunicazione piena, altrimenti il rischio è che non ci si capisca e quindi poi uno pensi anche di fare, come dire, tutto il possibile per, e magari invece l'aspettativa dall'altra parte era di tutt'altro tipo, o la lettura del nostro atteggiamento che fanno i bambini piuttosto che i ragazzi è tutt'altra rispetto alle nostre intenzioni. Questo è molto pericoloso. Solo questo. Grazie, Sara, scusa. No, figurati, anzi, grazie. Io ringrazio voi entrambe, sia Roberta Bommassar che Daniela Malvestiti, anche per gli spunti, oltre che per le informazioni che ci hanno dato, per gli stimoli, mi verrebbe da dire, che ci hanno offerto. E potete rivedere, se appunto volete tornare su questi ragionamenti, potete rivedere questo appuntamento caricato su questo canale YouTube anche nelle prossime settimane. Nel ringraziarvi per il tempo che avete condiviso con noi, vi diamo appuntamento con un nuovo incontro. Vi anticipo che sarà verso metà maggio. Per scoprire esattamente la data, il quando e il tema che affronteremo, seguiteci sui canali social della cooperativa Progetto 92 e della Cooperazione Trentina. Io vi ringrazio e vi do un arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci.